Finanza nell'ambito dell'operazione Domino si sono avvalsi della facoltà di non rispondere stamattina davanti al GIP del Tribunale di Bari Giulia Romanazzi. Gli interrogatori di garanzia degli 83 arrestati sono cominciati molto presto, di buon'ora, ma quasi nessuno ha risposto alle domande del giudice, anche perché gli avvocati non hanno ancora potuto studiare in maniera approfondita le oltre 1500 pagine dell'ordinanza. Gli interrogatori proseguiranno comunque domani, dato il gran numero appunto degli indagati, anche per rogatoria negli istituti penitenziari in cui sono detenuti alcuni degli arrestati, cioè a Taranto, Trani e a Foggia. Sabato toccherà agli indagati a piede libero, in particolare agli avvocati Gianni Di Cagno e Onofrio Sisto, interdetti per 2 mesi dalla loro attività perché accusati di aver favorito l'imprenditore scomparso Michele Labellarte, che si occupava per l'accusa di riciclare i soldi del clan Parisi. È tutto per il momento da Palazzo di Giustizia, ti restituisco la linea. Bene.